Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi faremo un video diverso. A noi ci piace sempre sperimentare, sempre fare nuove tipologie di video, nuove cose. Vogliamo vedere anche la reazione del nostro pubblico soprattutto. Oggi, come avete potuto vedere dal titolo, abbiamo studiato tanto e siamo andati a cercare nel web 20 curiosità sui board game. Quindi ci siamo messi alla ricerca di tutte quelle notizie sul web che ci sembravano interessanti, simpatiche o curiosità che molti di noi neanche sapevano, e ne abbiamo fatto un collage. Vedrete adesso qui di seguito un piccolo video di qualche minuto, 4-5 minuti, dove noi di Rolling vi raccontiamo queste curiosità in una carrellata. Nella descrizione vi lasciamo tutti i link di dove abbiamo trovato queste curiosità o queste informazioni. E niente, io non perderei altro tempo e lascio subito la parola a tutti Rolling. Il primo grande torneo internazionale di backgammon fu realizzato nel marzo 1964. Lo sapevate che il gioco più antico del mondo ha 5.000 anni ed è il gioco dei dadi? È stato ritrovato in una tomba in Turchia, intagliato nella pietra. Il paese che detiene il maggior numero di premi vinti in tornei mondiali di Carcassonne è la Germania, con il giocatore Ralf Querfurt, mentre l'ultima edizione è stata vinta dal giapponese Genro Fujimoto. Munchkin ha 35 tra set ed espansioni sul mercato e copre 13 temi in un lasso di tempo di 16 anni, dal 2006 ad oggi. Il primo spiel degli Ares è stato assegnato nel 1979, al gioco La Lepre e la Tartaruga. Zorro, devi sapere che il Monopoly ha più di 300 versioni, tra cui in braille per i non vedenti. Sì, amore, per i non vedenti! Sono state fatte 12 edizioni dei campionati italiani di Carcassone e Antonio Cataldo ne ha vinte ben 6 su 12. È stato stimato che nel 2017 i progetti Kickstarter riguardanti i giochi a tavolo hanno superato di ben 6 volte il valore di quelli dei videogiochi. È incredibile. Il record con il progetto più finanziato su Kickstarter lo detiene Kingdom Death Monster 1.5, con i suoi 12,4 milioni di dollari e più di 20.000 backers. Ma lo sapevi che la partita più lunga di Monopoly è durata 70 giorni? Friedman Fries, noto autore tedesco, ha delle particolarità. Innanzitutto, i suoi giochi iniziano tutti con la F e fa tutto con il colore verde, ma proprio tutto. Exploding Kitten, progetto Kickstarter del 2015, ha raggiunto il budget di 8,7 milioni di dollari in soli 8 minuti. Magia! Il gioco Bobby di Boom della Fever Games inizialmente si chiamava Pimp My Potion. Lo sapevi che nell'antichità i giochi da tavolo erano solo un passatempo per nobili? Se andate su Google e digitate la parola Melodice, troverete un sito nel quale potrete inserire il vostro gioco da tavolo preferito e trovarvi in corredo la giusta soundtrack. Agli inizi del 2000, il Guinness World Record ha conteggiato che in tutto il mondo più di 500 milioni di persone hanno giocato a Monopoly, citando così l'Hasbro. In alcune tombe egizie è stato ritrovato un gioco da tavolo di nome Senet. Il gioco Jumanji, utilizzato nell'omonimo film, è stato venduto su eBay per la modica cifra di 16.600 euro. Il gioco di Carcassonne è ispirato all'omonima città francese. Ha 10 espansioni, 10 mini espansioni, 6 varianti e 5 set. La casa editrice che ha vinto più spiel degli Ares è la Hansen Gluck. E con questa notizia abbiamo raggiunto la 20ª curiosità. Fateci sapere nei commenti quale vi è sembrata la più carina, quale vi è sembrata la più utile, quale non conoscevate. Fateci sapere se il video vi è sembrato anche utile. Lasciateci un like, condividete e continuate a seguirci sul canale. Ciao e al prossimo video.
basta, 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 mica si può sempre ballare.